Ha ha ha! A contro Adinolfi, giorno 1 della potenziale crisi di governo, eh, potenziale perché non è conclamata, ma adesso ci facciamo raccontare tutto da un senatore, cioè uno di quelli che poi vanno a decidere il destino di Prodi, senatore dimissionario perché il 16. Di gennaio, giorno del suo compleanno, si è dimesso da senatore in contestazione al sistema dei partiti così com'è ehm, costruito oggi. Viller Bordonna, ciao Viller. Ciao Mario. Allora, come... Come ti senti da senatore dimissionario che deve decidere però il destino di un governo? Prevale l'aspetto del dimissionario o prevale l'aspetto del senatore? Insomma, ma... Ricordiamo ai nostri telespettatori e ascoltatori, qui il Prodi si gioca tutto su uno o due voti, quindi no, no, anche guarda, il dimissionario... Guarda, diciamolo tutto, diciamolo tutto. Secondo me i numeri non ci sono, punto. Non ci sono i numeri. No, assolutamente, ma io lo sto dicendo, eh, come sai, da circa tre mesi probabilmente se mi avessero ascoltato già a novembre, oggi non saremmo in questa condizione, che non c'era più la maggioranza politica e da dicembre, quando anche Fisichella, dopo Turigliato, ha abbandonato la maggioranza, non c'era più nemmeno quella numerica. Pensare che oggi ci sia, o meglio domani, francamente mi sembra altamente improbabile, a meno che, lo dico ancora con più brutalità, non pensiamo che ci sia qualche trasmigrazione. Dopodiché però dovremmo spiegare ai nostri elettori come mai ci indigniamo quando ci sono le compravendite eventuali del centrodestra nei nostri confronti mentre consideriamo come dire assolutamente possibile o pensabile qualcuno che si è presentato agli elettori nel centrodestra venga nel centro-sinistra Fammi capire intanto, tu lo voti però, di... al Senato l'Unione Democratica, cioè la scheggia che avete fondato te e Mansione, ha annunciato ieri che il voto è la fiducia Sì, noi abbiamo detto un'altra cosa però eh, abbiamo detto che vista la situazione attuale, eh, anche qua Uh, non si può sostenere due tesi che sono all'esatto contrario l'una all'altra. Allora, se sosteniamo, e abbiamo sostenuto fino adesso, che ogni senatore che è stato eletto in uno schieramento è vincolato dal mandato che ha ricevuto dagli elettori, allora quando si invoca la democrazia di mandato bisogna essere sempre coerenti: allora, la democrazia di mandato ci ha dato il voto con la presenza nella maggioranza anche dell'Udeu, che è stata fra l'altro indispensabile. Abbiamo vinto per 25.000 voti la Camera per avere la vittoria della Camera e il premio di maggioranza. Ora, se Luder questa sera conferma la sua uscita dal centro-sinistra, secondo noi la crisi è già aperta. Quindi noi abbiamo consigliato a Prodi di non venire al Senato. Però fammi dire, se venisse. Ma io credo proprio che lo voterò, ma sarà l'ultimo gesto, come dire, a questo punto di affetto, perché ti devo dire con grande franchezza la delusione è profonda. Tu mi hai chiesto prima delle mie dimissioni. Io ho solo un imbarazzo eh, che se il Parlamento si scioglie e non si riescono a discutere, io mi trovo come dire impigliato in una tela che ormai sta diventando francamente insopportabile per l'intelligenza di tutti gli italiani, un sistema in cui tutto è permesso, non si rispetta mai la volontà degli elettori. Si accetta ogni compromesso pur di governare, ammesso che sia governare e sopravvivere e via discorrendo. Francamente la mia è una denuncia sempre più forte. Dopodiché eh, io spero comunque, ti dico, che eh, si possa almeno andare al referendum. Fra l'altro non capisco cosa osterebbe a questo. Basterebbe convocare... I comizi elettorali per il referendum è la prima giornata utile, cioè domenica Fino 20 aprile. aprile, dopodiché si va a votare con la nuova legge. Almeno questo lo dobbiamo ritagliare. Ora, um, in caso di scioglimento di Camere, però, oh, questo non può avvenire, dovrebbero convocarlo subito oh, il, um, il, uh, i comizi elettorali? Sì, non basterebbe nemmeno perché in caso di scioglimento delle Camere Comunque, il referendum viene automaticamente trasferito all'anno successivo posposto. Quindi... Ma sarebbe saggio. Fammi capire, ma se si va a votare a breve con questa legge non ti ricandidi? Ma ah, al momento non ci penso proprio. Dopodiché invece, ved vedremo la situazione. Io invece penso di candidarmi. Il sindaco dire. di Roma, no? Questa era. Sì, fra l'altro pare che sia uscita un'agenzia. Guarda, non abbiamo ah, avuto tempo di, dove? di confermarla. No, cioè, no l'ha fatta, fatta, fatta Veltroni, la fatta Veltroni, no, la fatta Veltroni eh, agenzia nella quale si dice: eh, che guardiamo se qualcuno ci conferma, ma mi pare che non sia smentita. Che eh, Veltroni deciderà entro il 2 di febbraio se rimettersi.